Io colgo l'appello del sindaco Tito perché ha detto una cosa fondamentale. In realtà non dobbiamo semplicemente guardare ai progetti a lungo termine, perché forse i cittadini volevano delle altre risposte che non gli sono state date. Io come cittadina e come utente degli ospedali della penisola sorrentina mi sono domandata, dal momento in cui veniva abbattuto l'ospedale, l'ambulatorio di Sorrento, ci volevano un po' di anni per la costruzione del nuovo ospedale unico, in media si calcolavano dai 10 ai 14 anni per la realizzazione definitiva. Noi in 10-14 anni, come cittadini della penisola sorrentina, che servizi sanitari meritiamo? Allora io chiedo al sindaco Tito, che è colui che fa l'amalgama con i vari sindaci, di portare l'appello dei cittadini della penisola sorrentina affinché si possa usufruire di servizi validi. In penisola sorrentina non si deve continuare a morire perché non c'è la riabilitazione, perché non c'è l'emodinamica, perché non ci sono autoambulanze che permettono a persone che hanno bisogno di un rianimatore a bordo di essere trasportate in centri di eccellenza. Quindi io chiederei al sindaco, perché io lo so il suo modo di fare politica, il suo buon senso e i suoi buoni sentimenti, di farsi portavoce di queste esigenze nel breve termine, perché sono le esigenze di tutti i cittadini della penisola sorrentina. Non si può pensare di partorire in penisola sorrentina e se il neonato ha delle patologie particolari non ci sono autoambulanze attrezzate per trasportare nei centri napoletani il prematuro o il bambino che ha difficoltà. Quindi secondo me noi come politica, e questo è il nostro più grande difetto, non abbiamo tenuto conto di queste esigenze che devono essere soddisfatte nell'immediato. Poi l'auspicio naturalmente è realizzare un centro di eccellenza che possa accogliere i nostri cittadini in piena sicurezza e soprattutto nel rispetto della democrazia, quello che è accaduto oggi, penso. Grazie. Grazie.